Pianista, strumentista, polistrumentista, anche compositore, insomma un grande appuntamento con la musica di Mattina 9 con un maestro già accomodato qui al salotto, Lello Petrarca. Che buongiorno. Saluto, buongiorno Lello, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci sono delle iniziative, stringi con te tra le mani due dischi. Sì. E delle iniziative importanti che vorrai sicuramente rappresentare. Certo. Questi sono due dischi che ho pubblicato abbastanza recentemente. Il primo si intitola Reflections, è un disco che ho realizzato con il mio trio con cui sono in giro, che è un trio di jazz. È un trio con cui ho fatto delle composizioni originali e delle rielaborazioni tratte dal mondo della musica classica, quindi Bach, Beethoven, Debussy, e anche canzoni napoletane classiche rielaborate in chiave jazzistica. E sono in giro per una serie di concerti con questo progetto. Da sempre appassionato di jazz, è un qualcosa un po' di diverso ecco, all'interno del nostro salotto. Perché questo genere? Beh, il jazz per me rappresenta la libertà. Libertà. Libertà di espressione, quindi in un certo senso è un genere che si fonda soprattutto sull'improvvisazione. E quindi ogni concerto è assolutamente diverso da un altro. E ogni volta è sempre diverso. Ogni volta è sempre diverso, è sempre un'emozione diversa, quindi poter spaziare musicalmente, passando anche da uno stile all'altro, ma col suono acustico appunto. Nel 2014 c'è stato un concerto importante che ti ha consentito anche una collaborazione con altri maestri. Ecco, quando si decide di collaborare con altri musicisti, perché questa necessità anche? Beh, la necessità di collaborare con altri musicisti è in primis una necessità progettuale. Quando si fa un progetto c'è un'ideologia molto forte. E c'è un'idea di base. Un'idea di base sulla quale poi si decide appunto di investire e di avvalersi delle collaborazioni di musicisti anche già noti, sia per un fatto chiaramente di bravura e di espressione e di esperienza da parte di questi musicisti, ma anche per la possibilità di lavorare poi su una visibilità del progetto stesso. Ovviamente. Naturalmente la musica cambia, no? Da quella che è l'esibizione individuale ad una esibizione corale. Ecco, in questo caso, sebbene l'imprinting sia quello jazz, comunque non può esserci quella improvvisazione di cui parlavamo prima. Certo, assolutamente. Ogni progetto varia a seconda poi di quella che è l'idea. Per esempio nel progetto che sto portando avanti in trio è un progetto fondato molto sull'interplay, quindi l'unica cosa certa è la melodia della canzone, poi non sapremo assolutamente cosa faremo fino addirittura a pochi istanti prima dell'esecuzione. Beh, questo è un marchio di fabbrica importante, perché quando si parla di improvvisazione musicale significa che si è già a un livello molto superiore rispetto alla media, perché la media, certo. È vero, il jazz, per come l'abbiamo conosciuto attraverso i film americani, penso, no? Certo. Penso al Novecento, penso. Sì, ma anche a quei film, no? Quelle strade di New Orleans, quelle, esatto. Qui, eccetera, però fondamentalmente restano un film. Poi metterlo in pratica, l'improvvisazione, è un qualcosa forse di ascrivibile alla poesia. Assolutamente. Cioè parliamo di una dimensione quasi divina della musica, sì, oserei sì, dire. Sì, 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 divina, affascinante, che suscita continuamente curiosità. Insomma, bisogna continuamente ascoltare, rifarsi. Bisogna vivere per questo, certo, fondamentalmente. Certo. Intanto abbiamo parlato, ecco, quando parliamo di jazz, come diceva anche Claudio, i riferimenti vanno oltre l'Italia, oltre la nostra nazione, però soffermandoci anche alla nostra bellissima città, Napoli, anche nel nostro capoluogo in realtà la tradizione jazz è consolidata. Assolutamente, la scuola napoletana di jazz ha una tradizione molto molto importante, i musicisti i jazz napoletani hanno veramente fatto scuola, insomma, quindi hanno portato avanti non solo a Napoli, ma mi permetto di dire in tutta Italia, anche in Europa, una loro forte ideologia. Posso chiederti perché se ne parli ancora poco di questa... Beh, ma più che del jazz, proprio della musica così culturale in sé, si
prediliga comunque una musica pop, orecchiabile. Beh, forse questo è un fenomeno abbastanza storico, legato sicuramente ai miei, alla cultura, poi a delle esigenze commerciali, le case discografiche che comunque preferiscono investire su prodotti sicuramente più facilmente. Però credo che la scuola in qualche maniera possa avvicinare anche le nuove generazioni, perché si tratta di qualcosa di così bello che non può essere sottovalutato, quindi probabilmente un senso anche di responsabilità, certo, verso coloro i quali devono in qualche maniera, no, divulgare una forma d'arte, perché è di, certo, arte che si parla, certo, che ne pensi? Per fortuna nei conservatori sono stati istituiti dei corsi di jazz, quindi dei corsi anche di musica pop, questo per consentire di portare avanti, sì, finalmente anche questo tipo di messaggio musicale, culturale, edificante in qualche modo. Esatto. Almeno questo, insomma. Il fascino della musica jazz, della tua musica, avremo modo di applaudire e di goderne qui nel nostro capoluogo, perché sono in appuntamento tantissimi concerti. Sì, ci sono un po' di appuntamenti. Giovedì 28 sarò proprio qui a Napoli al Bourbon Street Jazz Club, che è un jazz club storico napoletano. Bellissimo, tra l'altro. Sì. Lì suonerò con un progetto che si chiama Freedom Jazz Trio, accompagnato da Emiliano De Luca al basso elettrico e Claudio Borelli alla batteria. Il 29 sarò a Caserta, al Mantovanel Live, un altro club interessante, e lì sarò con il mio trio, con Vincenzo Faraldo al contrabbasso e Aldo Fucile alla batteria. E sabato sarò con Fabrizio Bosso, noto trombettista, sì, italiano, al Comunale di Airola. Poi a dicembre altri appuntamenti. E poi il prossimo anno uscirà il tuo prossimo album. Sì, il prossimo disco, che è già pronto, quindi deve essere solo pubblicato, e sarà interamente dedicato a Napoli, alla canzone classica napoletana rielaborata in chiave jazz. Grazie, grazie ancora a Lello Petrarca, un maestro della nostra musica. Speriamo, Lello, insomma, ti esorto anche a farlo così tutti i giorni, che la musica jazz possa comunque catturare l'attenzione dei ragazzi e di quelle generazioni che purtroppo sono ancora, esatto, legate a, speriamo, quelli che sono talent e roba di questo tipo, per carità, di grande qualità, ma cosa diversa rispetto all'arte. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.